Do il benvenuto ai prossimi due speaker, che sono appunto Jacopo Nardiello, founder e DevOps Engineer a SIGAP, e Beratiz Gordu, DevOps Engineer a SIGAP. Benvenuti, ci parleranno di dove e come posso far girare i miei cluster Kubernetes. Benvenuti in questo palco virtuale. Grazie mille, mi sentite bene? Ok, allora direi che possiamo iniziare. Come, dove, quando far girare i miei cluster Kubernetes? Innanzitutto, allora, mini brevissima introduzione su chi è SIGAP, chi siamo e che cosa facciamo. Allora, noi siamo un vendor indipendente e siamo qui per fixare l'enterprise. Scherzi a parte, siamo una startup, siamo nati a Milano, anzi faccio vedere queste slide, siamo nati a Milano qualche anno fa ormai, siamo un team di circa 30 persone e siamo una delle prime realtà che si sono associate alla CNCF e che sono entrate a far parte dell'ecosistema della CNCF ormai appunto da qualche anno. Siamo stati il primo Kubernetes Certified Service Provider in Italia e per seguire un pochino il tema delle slide, potreste se conoscerci per alcuni dei nostri progetti. Io qui ne ho citati due, poi nelle altre slide, l'ultima slide ho messo degli altri link utili. Kubernetes Fury Distribution è la nostra distribuzione Kubernetes e Kubernetes Permission Manager, ad esempio, è uno dei progetti su cui stiamo lavorando. Mi fa molto piacere che prima Alessandro abbia citato Gatekeeper Policy Manager, che è un altro dei nostri progetti, anche di quello troverete il link in fondo. Noi siamo, che cosa? Di fatto, una realtà che fa enterprise open source. Okay? Ci tengo a dire una cosa. Noi non abbiamo ricevuto nessun tipo di finanziamento, quindi alla faccia di chi si lamenta sempre in Italia, siamo nati come azienda di consulenza e ci siamo piano piano trasformati in un vendor indipendente e siamo cresciuti insomma in maniera totalmente organica. Noi chi siamo? Allora, appunto con me c'è Berat, poi la lascio introdursi. L'immaginetta che vedete con la signora e i gatti sono proprio io, una mia foto di qualche anno fa, se vedete qualche gatto entrare, no perché ho chiuso la porta. Questi sono i nostri riferimenti nel caso in cui ci vogliate aggiungere. Anch'io come Alessandro sono uno dei CNCF Ambassador perché gestisco, insomma organizzo uno dei meetup, ma insomma è un titolo che in realtà per me ha un grosso valore perché all'interno della CNCF ci ho dedicato veramente anima e corpo e credo fortemente nei suoi valori, però al di là di questo insomma è un titolo. Berat, magari ti vuoi introdurre tu? Sì, grazie Jacopo. Ciao a tutti, mi chiamo Berat, come diceva Jacopo, lavoro con Jacopo da più di 2 anni, penso ormai, con SIGAP. Mi sono laureata da Pisa, Università di Pisa, informatica, e poi sono stata molto fortunata di trovare questo lavoro, perché è davvero molto bello lavorare in SIGAP, penso che davvero è una fortuna. E niente, ci occupiamo di Kubernetes, di cloud transformation e tutto quello che Jacopo ha già parlato. E questo oggi cerchiamo di fare insieme a introdurre voi, magari un po' ad alto livello, senza entrare molto in dettagli tecnici, il mondo di Kubernetes e come adattare Kubernetes per le vostre esigenze. Tutto qui. Grazie, Berat. Allora, qualche settimana fa appunto il GRUSP mi ha contattato dicendo Jacopo, ci piacerebbe che portassi un talk. Allora mi sono messo lì e ho detto, ma allora se dovessi portare qualcosa, di che cos'è che vorrei veramente parlare? Com'è fatta la mia quotidianità? Io fondamentalmente
Insomma, l'ho vista come un'occasione per poter iniziare a condividere quelli che sono un po' i miei pensieri, a volte polemici, a volte no, però comunque genuini, tra virgolette. In questo talk noi andremo fondamentalmente a rispondere a una domanda, cioè cosa devo tenere a mente e che cosa devo tenere, insomma, quali devono essere le mie priorità quando vado a scegliere un'infrastruttura target Kubernetes? Questa è la domanda che noi riceviamo costantemente da chiunque si affaccia a questo mondo. La seconda domanda, anche lì l'ho messa un pochino in maniera polemica, può Kubernetes essere la panacea di tutti i miei mali? Può Kubernetes cambiare il modo in cui lavora la mia azienda? Ovviamente parto dalla seconda domanda, lo spoiler, assolutamente no. Okay? Anzi, introdurre Kubernetes, introdurre tutto quello che è il mondo delle infrastrutture cloud native, probabilmente peggiorerà quello che sono già problemi strutturali. Questo soltanto per dire che laddove ci sono problemi di altro tipo, non può essere il tool a risolverli, ma devono essere affrontati in maniera strutturale a partire dalla cultura. La primissima cosa di cui vorrei parlare è innanzitutto capire il perché Kubernetes è stato così rivoluzionario. Allora, noi siamo in una fase dove di fatto stiamo assistendo a veramente una rivoluzione copernicana nel mondo dell'infrastruttura. Che cosa significa? Significa che siamo passati veramente da un mondo VM-based, dove la parola d'ordine era DevOps, inteso come Configuration Management, inteso come CI/CD, a un mondo invece Kubernetes-based, cloud-native-based, dove diciamo i vendor si sono scatenati, ci sono una marea di progetti che vanno a una velocità pazzesca, le cose cambiano di giorno in giorno, quindi come primissimo argomento, secondo me, ha senso capire perché Kubernetes è importante. E mi fa anche molto piacere perché in realtà riprendo da dove Fabio e Alessandro hanno lasciato. E adesso vedremo perché non è stato fatto apposta. Allora, perché Kubernetes è così importante? Allora, quello che normalmente leggiamo, quello che normalmente ci dicono i vari vendor e ci dice la stampa, tra virgolette, cioè ci dicono i vari articoli che possiamo trovare in giro, ci parlano di automazione estrema, ci parlano di scalabilità, ci parlano di multicloud. Ci parlano di microservizi, container, ci parlano di serverless. Sì, tutto bello, ma secondo me non è questo il punto. Anzi, tutte queste cose in realtà potrebbero essere affrontate anche con tecnologie che non riguardano Kubernetes e sono nate con tecnologie che non erano basate su Kubernetes. Chiariamoci, non sono stupidaggini, in realtà sono comunque diciamo, quello che l'utente vede, ma sono soltanto la superficie. In realtà, quello su cui bisognerebbe focalizzarsi, quello su cui i veri benefici che ci sono dietro a tutte queste tecnologie sono immutable infrastructure, quindi infrastrutture di cui non devo mantenere lo stato, tutto software defined, dall'infrastruttura alle pipeline di delivery, all'ottimizzazione delle risorse. Quindi ci sono un sacco di contenuti. E chiaramente Kubernetes embedda e rende più facile la fruizione di queste potenzialità, ma non è lui a essere il fattore determinante, tra virgolette. Quello che veramente Kubernetes ha fatto, la vera rivoluzione che Kubernetes ha portato, del motivo per cui si è imposto in maniera così prepotente negli ultimi anni, è un altro, e cioè sono gli standard. Standards are king and queen. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la prima volta Kubernetes è stato in grado di introdurre delle API, fondamentalmente, che fossero un layer di astrazione comune a tutti i vendor, che fossero open, quindi non single governance, perché open source e open governance sono due cose molto diverse. Il codice libero, va bene, fantastico, bellissimo, è open source, ma se è solo un vendor a poterlo controllare, a poterne controllare i merge, capite che si lascia un po' il tempo che trova. In questo caso invece Kubernetes è sotto la Linux Foundation, la CNCF, quindi la Cloud Native Computing Foundation, e quindi è mosso la CNCF si pone come nexus neutrale di collaborazione cross vendor, e questa è la vera potenza legata a Kubernetes, cioè tutti i vendor stanno convergendo verso un linguaggio comune. E per la prima volta questo apre chiaramente una pletora di possibilità, una pletora di opportunità per chi? Per gli end user, cioè per chi va effettivamente a utilizzare questi servizi.
Entrando un attimino nel merito, ci teniamo adesso, lascio la parola a Berat, ci teniamo a sottolineare una cosa. Spesso si confonde quello che è il cluster vuoto con quella che è un'infrastruttura di produzione. I cluster Kubernetes vuoti, cluster Kubernetes di default, se uno si tira su un clusterino così on the fly, attraverso il tube standard non ha neanche il networking, quindi i cluster di per sé vuoti in realtà non corrispondono a quelle che sono le reali esigenze di un utente. Quindi quali sono le cose a cui bisogna prestare attenzione e come è fatta una reference architecture di produzione Kubernetes? E quindi qui ci ricolleghiamo a cluster lifecycle contro battleground, effettivamente di produzione. Berat, lascio a te la parola. Grazie Jacopo. E allora, come anche prima si diceva, insomma, tutti ci dicono che Kubernetes è molto bello, è importante, e ad un certo siamo, come un'azienda, siamo convinti a ormai fare questo passaggio verso Kubernetes, e ovviamente non vorremmo che Kubernetes diventasse il nostro primo punto di occupazione, cioè non dovrebbe diventare una cosa che prende più tempo del nostro business, il logico del business che gestire il cluster. Quindi, ovviamente, in questa situazione, cosa possiamo fare? Possiamo andare da un servizio, un managed service, quindi un servizio cluster offerto da un provider, che ci aiuta molto a, diciamo, facilitare, no? Al primo passo di avere un cluster up and running. Però ovviamente questo facilita anche a un prezzo, e che questo è un cluster molto semplice, come diceva Jacopo, è un cluster vuoto. Infatti quello che vi dà il service provider è un cluster lifecycle. Cosa significa cluster lifecycle? Significa avere un cluster, che cluster non è altro che un gruppo di delle macchine, i virtuali o fisiche, che compongono il cluster. Ovviamente Kubernetes è un argomento complesso, tirare su un cluster non è una cosa banale, e con queste soluzioni chiamate turnkey è molto facile fare due o tre clic e avere un cluster in piedi che semplicemente funziona. E va benissimo per giocare un po', per scoprire il mondo di Kubernetes, va benissimo, però questo cluster non sarà un cluster production ready, perché un semplice cluster lifecycle mancherà tutti altri componenti architetturali, diciamo, che ci servono per andare avanti con, diciamo, quando andiamo in production, per poter gestire meglio. E invece, se per esempio usiamo una soluzione come Fury, che è il nostro, come diceva Jacopo, il nostro distribuzione di Kubernetes, che non è un fork di Kubernetes, è sempre il Kubernetes upstream, ma è dotato, attrezzato con gli ARMI, per avere un cluster production grade. Un cluster production grade, così intendiamo. Ovviamente, come già sapete, no? Non è mai ok, ora ho un cluster e ho deployato i miei applicativi e finito lì. Non è mai così, è sempre un processo in continuo. Ci sono un sacco di cose da tenere in conto, da gestire. E per questo ci vogliono altri componenti, oltre a quelle che offre come Kubernetes come base, perché Kubernetes gestisce il carico dei cluster, gestisce il lifecycle dei cluster, scusate, di container. Ma ovviamente ci sono una serie di altre cose che non viene out of the box con Kubernetes cluster. Cosa sono questi? Monitoring, ovviamente importantissimo, perché dobbiamo monitorare i nostri applicativi sia per quando abbiamo un problema da risolvere, per capire dov'è il problema, sia per poter avere le metriche da misurare e capire cosa da migliorare, cosa va bene, cosa non va bene sul nostro cluster. Poi, per esempio, il logging è importantissimo, perché, come già sapete, con i container, i log, se non vengono gestiti con una unità centrale, poi verranno persi, perché sono distribuiti sui nodi. E poi, per esempio, vogliamo, ovviamente, una volta che abbiamo i nostri servizi, vorremmo esporre al mondo i nostri servizi, quindi ci vuole un ingress controller, che non è un componente di Kubernetes che viene con semplice cluster. E ci sono diverse opzioni da scegliere, fra, diciamo,
per esempio, per Ingress Control ci sono Nginx, Kong, poi per esempio dobbiamo anche gestire i nostri certificati perché vogliamo ovviamente esporre con i domain i nostri servizi. Però dall'altra parte non vorremmo esporre tutto al mondo le nostre macchine virtuali o fisiche, e quindi ci vuole anche un meccanismo per poter proteggere, ma anche quando noi, da chi gestisce il cluster, ha bisogno di entrare nei nodi, che ci sia un meccanismo abbastanza semplice da utilizzare. E poi ovviamente abbiamo bisogno anche di un meccanismo di disaster recovery, perché tutti sappiamo che, ok, Kubernetes tutto bello, ma non vuol dire che niente può andare storto. Quando ci sarà un problema, vogliamo avere un meccanismo che ci rende possibile di fare un restore del nostro cluster a un momento precedente, prima del disastro, no? E poi una serie di altre cose che questi non sono, diciamo, obbligatori, ma spesso troviamo come un'esigenza. Per esempio, avere un registry, spesso le aziende giustamente preferiscono il registry privato. Questo registry privato può essere anche un registry gestito da terzi, però per esempio ultimamente abbiamo visto che Harbor è andato giù per un periodo di tempo, non so, più di 40 minuti mi sa, e quindi per quei 40 minuti, se uno doveva fare un deploy e pullare un'immagine da Harbor, non poteva andare avanti. Quindi anche avere un registry incluso nel nostro sistema è una cosa molto, molto conveniente per noi. E come questo ci sono altre cose come i database, come integrare il nostro pipeline di continuous integration, eccetera. Quindi un cluster production ready intendiamo un cluster che ha tutti questi attrezzi che ci aiutano a gestire il nostro workload. Possiamo andare avanti con il prossimo slide? Sì. Ok, tutto questo che abbiamo parlato comunque intendiamo per avere ovviamente un cluster production ready, ma dall'altra parte qualsiasi provider che scegliete, ovviamente un grosso problema se c'è qualche possibilità di avere un lock-in. Vogliamo evitare in ogni modo di essere dipendenti di un certo provider in un modo che non si può più staccarsi. E come otteniamo, diciamo, questa neutralità tramite Kubernetes? Lo otteniamo tramite i standard interface di Kubernetes, che sono una serie di interfacce che sono diventati standard e, per esempio, ovviamente ci sono diversi problemi, per esempio per storage, per network, per container runtime, per diverse cose, che i vendor, per esempio i vendor di storage, una volta che sviluppano un plugin che rispetta questa interfaccia, noi sappiamo che il loro plugin funzionerà attraverso tutti i container orchestration che ha questo standard interface. Stessa cosa per networking, per runtime, perché tutte queste cose ovviamente sono da cose da scegliere. Networking soprattutto, dovete scegliere una soluzione. Avete bisogno di scegliere una soluzione per le vostre esigenze. Quindi questi standard sono importantissimi per avere un cluster che domani, se volete portare da un provider ad altro, che ci garantiscono diciamo, il comportamento. Poi abbiamo aggiunto anche qui Prometheus Exporting Format. Questo non è strettamente legato a Kubernetes, ma sapendo che Prometheus ormai è diventato un de facto standard di monitoring nell'ambiente Kubernetes, avrete Prometheus deployato sul vostro cluster, e una volta avete Prometheus, se volete esporre le metriche dei vostri applicativi, questo format è standard e molto, molto utile da usare. Andiamo avanti, Jacopo, grazie mille. E insomma, come dicevamo, la cosa da tenere in considerazione in qualsiasi implementazione che non rispetta questi standard, queste interfacce standard, vuol dire che contribuisce a un locking factor. Quindi se un provider non rispetta uno di questi standard, sapete che se domani avrete bisogno di spostarsi da quel provider, avrete dei problemi di locking. Quindi questi sono, diciamo, più o meno le cose da considerare quando vogliamo avere un vero cluster oltre a quello giocattolo. E portare, diciamo, il nostro business su quel cluster.
La mia parte finisce qui. Jacopo continuerà con il resto. Grazie per tutto. Grazie, Berat. Adoro fare la valletta cambiando le slide. Allora, next step, giustamente Berat ha... Mi sentite, scusate, perché... credo, spero di sì. Potrei avere dei problemi. Sì, okay, sì, sentiamo, scusate. Jacopo. Scusate, scusate. Allora, prossimo step, prossimo argomento è... Qual è lo stato attualmente dell'offering di Kubernetes gestiti e in generale dell'infrastruttura? Lo anticipo, è abbastanza incasinata. Abbastanza incasinata che cosa vuol dire? Perfetto, great, perché chiaramente non è mai stata più completa di adesso, ma è anche abbastanza incasinata perché? Perché se siamo passati dal 2015, in cui fondamentalmente avevamo una configurazione relativamente semplice, pensavamo già che al tempo fosse incasinata, ma... Nulla, mai mi sarei aspettato che evolvesse nel modo in cui è voluta. Avevamo i nostri public cloud con i loro offering, e se non ci andava bene andavamo on-premise, comprandoci fondamentalmente il metallo. Chiaramente poi l'introduzione di Kubernetes ha permesso di iniziare a orchestrare, anzi in realtà il tema dell'orchestrazione è sempre stato molto vivo e molto forte, però diciamo che Kubernetes e la cloudificazione dell'on-premise si è chiaramente... affermata, quindi ci siamo trovati con soluzioni Kubernetes che iniziavano appunto a erogare cluster on-prem e permettevano di iniziare ad attuare pratiche DevOps, mettiamola così, anche on-premise in maniera un pochino più evoluta rispetto al configuration management tradizionale. Il problema è che le cose nel 2020, secondo me, iniziano ad andare un pochino fuori controllo, nel senso che iniziamo ad avere tutti i vari cloud provider che iniziano ad avere il loro offering per trasformare il proprio on-premise in un'estensione del cloud pubblico, quindi abbiamo Azure Stack, abbiamo AWS Outpost, abbiamo Google Anthos, abbiamo Fiori, perché why not, la cito, e allo stesso tempo abbiamo tutti quelli che erano i vendor che tradizionalmente giravano on-premise, tipo OpenShift, che iniziano ad avere il loro offering, Amazon OpenShift, Azure OpenShift, e chi più ne ha più ne metta. Recentemente VMware ha buttato fuori la sua soluzione che sicuramente vale la pena esplorare. Fantastico, che cosa ci aspetta nel 2021? Io qui chiaramente la sto estremizzando. Ci aspetta probabilmente di avere Metallo con sopra un layer di virtualizzazione VMware, con sopra Anthos che fa girare qualcosa, che a sua volta fa girare Azure Stack, che a sua volta fa girare Outpost, che a sua volta bla bla bla. Il risultato è che chiaramente il punto è questo, stiamo continuando ad introdurre layer di indirezione, layer d'astrazione che dal punto di vista del business sono visti in maniera super strategica e sono visti come il modo per risolvere i problemi aziendali. Dal punto di vista dell'operation, la complessità, diciamo, che sta iniziando ad esplodere. Ma va bene così, perché noi tutti quanti amiamo il nostro lavoro, è fantastico, è un lavoro assolutamente non stressante e va bene così. Il problema è che rimane il nodo principale: come faccio a fare una scelta informata? Come faccio a scegliere la piattaforma corretta? In un ecosistema così variegato e così pieno di opzioni, e di opzioni che si integrano tra loro in maniera più o meno trasparente, come faccio a fare la scelta corretta? Allora, su questo io ci tengo a fare una prima nota. Allora, tutto questo sta accadendo perché? In realtà per quello che ci siamo detti prima, perché tutto inizia ad essere API-driven, quindi open API che possono essere utilizzate dall'ecosistema, e tutto inizia a essere standard. E per la prima volta, come end user, abbiamo l'opportunità di mettere in competizione i diversi vendor. Cioè, non dobbiamo per forza bloccarci su una singola soluzione, ma le scelte che possiamo fare ci permettono di mettere in competizione e utilizzare più infrastrutture nella stessa, diciamo, al contempo, nello stesso momento. È chiaro che per poterlo fare devo fare delle scelte informate. E qui iniziamo a entrare in quelli che sono i nostri consigli pratici, consigli, cose da tenere a mente e che sono le cose che io vorrei che ogni cliente o ogni progetto che noi seguiamo avesse come stella polare, tra virgolette. Allora, la prima di tutte chiaramente è
che bisogna rassegnarsi. Questo è un ecosistema nuovo, con tecnologie di più o meno basso livello, quindi lo studio è il punto di partenza. Se non si studia e se non si fa formazione sui team, pretendere di comprare una soluzione che funzioni out of the box e che venga amministrata senza lasciare alle persone la possibilità di studiare e di imparare quelli che sono i fondamentali, cioè quindi i principi di funzionamento, può solo peggiorare la situazione, non la migliorerà. Okay? E a partire da questo, appunto, entriamo un attimino nel merito delle cose che secondo me sono importanti e che bisogna tenere a mente. La prima, appunto, l'abbiamo già detto, standard. E qui chiaramente Balmer è stato, questa GIF raccoglie tutta la bellezza del sottolineare un qualcosa in maniera importante. Cosa vuol dire però standard? In che maniera si può rimanere sticchi a degli standard comuni e condivisi? Allora, la primissima cosa è che, come diceva Berat ha sottolineato il fatto che degli standard ci sono, degli open standard ci sono, ed è Kubernetes a metterci a disposizione. Che cosa significa? L'API server, cioè Kubernetes è un sistema pilotato tramite chiamate REST. Di conseguenza, che poi venga pilotato direttamente tramite chiamate REST o attraverso il tool di CLI, che kubectl, che viene messo a disposizione, bene così. Però la primissima cosa è che quello è quello che va utilizzato per poter utilizzare correttamente Kubernetes senza fare vendor lock-in. E allora, in tono polemico, mi chiedo, ci sono certi, diciamo in questo caso ho citato OpenShift, che hanno deciso di non orchestrare i propri cluster tramite kubectl, ma di orchestrarli tramite OC. Perché? Perché? Per me è totalmente incomprensibile. Quindi questa è proprio una scelta... la prima cosa da tenere a mente. Chiaramente OpenShift è un esempio. Allo stesso modo, sempre per citare OpenShift, Kubernetes ci dà degli standard in termini di modelli. Io vado a deployare dei deployment. Per qualche motivo OpenShift ha deciso di reimplementarli chiamandoli deployment config, con delle che sono uguali ai deployment con delle caratteristiche un po' uniche, giusto per differenziarli un attimo. Anche qui, perché? Il risultato che tu hai è che tu stai bloccando chiunque adotta la tua soluzione a una soluzione che è quella. Da lì non si uscirà mai. Perché? Perché è una soluzione non standard. Allo stesso modo, la questione operator. Gli operator in realtà sono un argomento scottante. Perché? Perché fino a poco tempo fa, in realtà pochissimo tempo fa, erano il nuovo standard, la cosa da guardare come la vera innovazione. Cos'è un operator? Un operator in un contesto come quello di Kubernetes è un controller, quindi qualcuno che controlla qualcosa, mettiamola così, un programma che controlla lo stato di altri programmi, e delle custom resources definition, quindi delle nuove definizioni di modelli. Ora, il problema qual è? Che quello che invece è successo nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, è che si è visto che gli operator introducono un effetto black box, cioè non sai più che cosa succede, e quindi laddove la tua infrastruttura è totalmente orchestrata da operator, va bene finché tutto quanto funziona, ma quando si entra in modalità debug diventa veramente complicato. Come noi sappiamo, la parte di setup dei cluster è la parte facile, il 99% del lavoro è quando i cluster sono up and running, come faccio a mantenerli, e quindi è su quello che bisogna abbassare il costo, è su quello che bisogna focalizzarsi. E quindi anche lì utilizzare gli operator per amministrare completamente dei cluster laddove ci sono dei pool standard che possono essere invece utilizzati, uno tra tutti kubedm, diventa una scelta per cui tu dici in realtà forse sto introducendo più lock-in di quello dei problemi che sto andando a risolvere. Quindi il discorso è che in generale tutte queste cose che ho citato, e possiamo parlare anche di public cloud con implementazioni di container network interface, quindi plugin di network specifici per il contesto cloud AWS piuttosto che Azure. Cioè, ci sono queste implementazioni queste estensioni delle varie interfacce che possono anche non essere standard, ma possono essere vendor specific. Questo non è per forza un male, ok? Chiariamoci, a volte, spesso, ci sono sicuramente dei motivi per cui vengono adottate, e l'importante è avere presente che laddove ci sono delle implementazioni che appunto possono non essere standard, si va chiaramente a bloccarsi sulla soluzione specifica.
E quindi l'importante è di andare a fare una scelta informata appunto sui componenti su cui si decide di basare la propria infrastruttura. E in questo, per fortuna, la CNCF ci viene in aiuto perché, come dice buon Baby Yoda, ci dà appunto degli standard che i vari vendor sono fortemente incoraggiati a seguire, e quindi il mio consiglio è quello di incentivare il vendor e scegliere soluzioni che seguono questi standard che vengono proposti. L'ultimissima, la cosa chiaramente poi da valutare è managed o non managed, cioè che cosa vuol dire? Mi vado a implementare un mio cluster Kubernetes o mi vado a scegliere un cluster Kubernetes erogato da qualcuno? In realtà è sempre più o meno lo stesso punto che andiamo però a sviscerare in un altro modo. Le cose da tenere a mente anche qui sono, in realtà dipende dalle proprie esigenze, cioè il fatto di avere, quando si parla di gestire un proprio cluster, di fatto significa gestire una propria control plane, quindi gestire la parte di master. E lì la risposta è, chiaramente oggi gestire cluster Kubernetes è ancora molto complicato, non è una cosa facile e richiede tante competenze trasversali, storage, network, sistema operativo, certificati e chi più ne ha più ne metta. È anche vero che laddove invece uno decide di andare a prendere, ad adottare una soluzione gestita, in realtà si sta lasciando chiaramente una parte di controllo e si sta lasciando una parte di, diciamo, si stanno adottando delle scelte fatte da altri. Quali sono queste scelte? Come sono chiaramente scelte di implementazione. Ad esempio, perdendo il controllo dei cluster, si perde il controllo su quella che è la parte di audit dei cluster. Quindi ogni cluster ha un suo audit log, e nel momento in cui io non gestisco più master, perdo il controllo su quali sono gli eventi che vado a loggare e che ho a disposizione. Questo può avere delle conseguenze a livello di regolatore. Ad esempio, ci sono determinati contesti per cui avere a disposizione degli audit log e poter controllare gli audit log diventa fondamentale. Idem per quello che sono implementazioni di network, policy, architetture, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se qui ci tengo a fare uno shout out al gruppo, insomma, ai vari gruppi di sviluppo che lavorano nei vari gruppi di lavoro Kubernetes, perché in realtà la gestione dei cluster è immensamente migliorata negli anni. E quindi assolutamente kudo a loro, perché hanno fatto un lavoro enorme, gigantesco, e ad oggi già, ad esempio, riuscire a gestire dei cluster tramite KVDM è assolutamente possibile. Quindi l'importante è appunto riuscire a capire che cosa vuol dire managed, quali sono le conseguenze dell'adottare una soluzione managed, e assicurarsi che questa soluzione managed faccia il caso nostro. Che cosa vuol dire faccia il caso nostro? Che sia effettivamente managed. Fino a poco tempo fa AWS, ad esempio, non gestiva l'upgrade dei nodi, doveva essere gestito dagli utenti. Allora a quel punto lo dice, ma perché? Cioè, se sto pagando per avere un cluster gestito, ma poi me lo devo gestire io, bene ma non benissimo. Come anche quelli che appunto possono essere i vari constraint che i vari public cloud o comunque vendor vanno a introdurre. L'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è questa. Noi siamo in un contesto dove chiaramente abbiamo un continuo stream di nuovi progetti che emergono nel tempo. Bene, tutto bello, i nuovi tool super affascinanti, bisogna guardarli tutti quanti, ma noi per esperienza abbiamo invece deciso di focalizzarci sulla parte di stabilità, cioè adottare quelle che sono poche tecnologie estremamente stabili che sono appunto gli effettivi standard di mercato. L'ultimissima cosa, che non è in realtà specifica per i cluster Kubernetes, ma è in realtà condivisa per tutte quelle che sono le infrastrutture distribuite, è che bisogna smettere di cercare di prevedere il fallimento, ma bisogna iniziare a pianificare per il fallimento. Cioè, che cosa vuol dire? Come faccio a far sì che il fallimento faccia parte della mia cultura? Quindi come faccio ad affrontarlo, non evitando che succeda, ma sapendo che accadrà a prescindere e avendo dei meccanismi di disaster recovery, tra virgolette, o comunque dei meccanismi di esplorazione scientifica della propria infrastruttura che permettano una recovery veloce. A questo proposito io personalmente vi suggerisco sia di guardare Chaos Toolkit, è un framework open source per fare chaos engineering sui propri cluster, e qui c'è un'infinità di talk super interessanti che storicamente arrivano da Netflix, ma che nel tempo si sono affermati come uno standard. La parte di DR, tenendo presente che DR in contesto Kubernetes, quindi Disaster Recovery in contesto Kubernetes, non è il DR tradizionale. Bisogna
Quindi non si può affrontare Kubernetes come si sono affrontate le VM ad oggi, okay? Bisogna chiaramente favorire altri meccanismi che sono più orientati verso il multi AZ, quindi il multi availability zone e l'H, piuttosto che non invece avere infrastrutture active passive o cose del genere, che per carità possono funzionare e spesso purtroppo i vendor diciamo, incoraggiano ad adottare quel tipo di soluzioni, ma non sono soluzioni native per Kubernetes. Soprattutto, questo è l'ultimo punto, Kubernetes è tutto quanto Xcode, ci permette di fare tutto quanto come codice, quindi in maniera perfettamente riproducibile. E quindi per la prima volta noi possiamo parlare, possiamo focalizzarci favorendo quello che è l'MTTR, cioè Mean Time to Recovery. Quindi possiamo focalizzarci non per far sì di non perdere i master, ma quanto tempo ci metto nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto a ricreare la mia infrastruttura. Ok? Perché ad oggi ci sono gli strumenti per poter avere un tempo estremamente breve. Questi sono stati un pochino diciamo, le nostre, come dicevo, guide che nel tempo abbiamo sviluppato nell'implementazione di Fiori, che appunto è la nostra distribuzione. E questo apro e chiudo la parentesi di marchettata e il buon Roberto da Crema mi fa da chiusura del talk. Se siete curiosi di approfondire quelli che sono i nostri progetti, qui vi lascio il link e poi credo che pubblicheremo la presentazione. Abbiamo kubernetesfury.com, che è il nostro developer portal su cui trovate tutta la documentazione, e su GitHub trovate i nostri vari progetti. Alessandro ha citato il Gatekeeper Policy Manager, che appunto è una web UI per OPA e Gatekeeper. Policy Manager è un tool per la gestione dell'RBAC, quindi rende un pochino più semplice la parte di RBAC. Sui cluster, se siete curiosi, trovate tutta la documentazione su GitHub. Grazie, grazie a tutti. Di nuovo mi piacerebbe dire in studio, non siamo proprio in studio, siamo localhost tutti da casa, ma abbiamo qualche minuto per le domande, per cui lo ridico per chi si fosse collegato ora, in questi ultimi minuti, slide.do, hashtag container localhost per le domande, altrimenti Slack io sto dando un'occhiata comunque anche a YouTube. Per ora non ce n'è, dico, per ora c'è solo un complimenti e grazie che è arrivato in questo momento da Carlo, quindi anch'io faccio i miei complimenti. In realtà a tutti gli speaker che hanno parlato fino adesso. Anzi, sentite, pardon, una curiosità a questo punto mia. Abbiamo parlato molto di standard rispetto a interfacce come storage, networking, runtime, quindi tutto ciò che è in un contesto, diciamo, infrastructure e applicativo. Ma c'è qualcosa che invece ha a che fare con i dati, che è l'altro grande tema, il poterci portare via i dati che sono nostri da un'infrastruttura all'altra. Quindi standard non solo per disegnare le applicazioni, ma anche per renderci indipendenti da. Dati in che senso? Dati di un database, ad esempio, o storage di applicazioni stateful? Vi ho ascoltato e parlavate molto di muovere le proprie applicazioni da un cloud all'altro. E certo, io muovo il container, ma cosa succede se non ho salvato i dati in un open format? Ad esempio, se sono bound su una tecnologia proprietaria che ha una rappresentazione dei dati. Questa è un'ottima domanda e la risposta. No, no, è un'ottima domanda, ti dico quello che penso io. La risposta purtroppo non è facile, cioè è complicatissima. E non è solo l'infrastruttura a poter dare risposte, nel senso che l'infrastruttura fa il suo mestiere con tutti i vari livelli di approfondimento che ci possono essere, tipo storage sincroni o diciamo spostare dati da una parte all'altra, ok? Quindi per supportare tutti quelli che sono o storage distribuiti di rete. C'è anche da dire che però bisogna fare design software per il cloud native e quindi in realtà anche a livello applicativo le applicazioni devono prevedere, non si può pensare di fare un lift and shift di applicativi super monolitici che fino a ieri giravano in mainframe e pensare che dall'oggi al domani abbiamo raccolto, cioè possiamo raggiungere la scalabilità o la possibilità di spostarsi da una parte all'altra. Ok, lift and shift, per chi non conoscesse il gergo, vuol dire prendo una soluzione che già in questo momento sta funzionando in un contesto anche legacy, quindi vecchio, e passo a
appiccico al cloud. No, sto semplificando molto, ma per chi non conoscesse il termine. C'è qualcosa che, ad esempio, la 12-factor app list che può aiutarci nel guidarci verso il cloud? Quindi dove vado a vedere? Quali sono le caratteristiche fondamentali che deve avere una mia applicazione perché possa essere portata sul cloud? Quindi la 12-factor app list è ancora valida? C'è qualcosa di nuovo? Allora, la 12-factor applications list, come chiami tu, è una lista fatta da Heroku, penso attorno ai 12 anni fa, 13 anni fa. In realtà è una ottima guida, non è totalmente rilevante. Chi dice che è totalmente rilevante nel mondo Kubernetes mente, non è vero, ok? Quella è una lista che sta pensata per Heroku 12-13 anni fa. Diciamo che sicuramente contiene degli spunti interessanti, cioè che cosa vuol dire? Bisogna sicuramente smettere di assumere la località del dato. Quindi tu non sai più gli applicativi dove girano, su quali nodi, non puoi più affidarti al file system locale, ok? Come non puoi più affidarti al fatto che diciamo che il file system rimanga disponibile nel tempo, i container sono tutti quanti effimeri, quindi perdo un container, perdo tutti i log se sto loggando su file, ok? Quindi ci sono sicuramente gli accorgimenti e la 12-factor dà delle linee guida, ci sono tanti altri spunti, tool e risorse a disposizione che secondo me sono anche comunque più aggiornate. E, tra l'altro sempre la CNCF mette a disposizione alcuni esami con un po' di corsi gratuiti, segnalo la CKD, che è la Certified Kubernetes Application Developer, che si focalizza proprio a una certificazione che al di là del fatto di essere vanity matrix, cioè le certificazioni lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però essendo molto in zone sono secondo me estremamente utili e ti dà un'indicazione per fare bene quello che dicevi tu. Un ottimo punto di inizio di solito, secondo me, sì, a mio avviso. Non sono da considerare un punto di arrivo, un punto di inizio. Un common ground, una base dalla quale poi costruire. Domande ancora non ne vedo, ma a questo punto molto male. Giulia, ci dà il tempo. Faccio una domanda io, visto che Berat, spero di averlo pronunciato bene, l'ha citato a Intro Talk. Mi trovo molto bene a lavorare in SIGAP. Un po' come sono andati questi mesi? Qual è il vostro superpotere? Come lavorate da casa? Se c'è qualche cosa che ancora può essere detto su questo tema che ormai ci esce dalle orecchie, ma secondo voi qual è veramente il cocktail che funziona bene quando uno fa il nostro mestiere e deve lavorare da casa? Quindi ho del software da sviluppare e un team distribuito, se c'è qualcosa nella vostra esperienza. Ho sentito menzionare GitOps, ma da un altro speaker, quindi qual è il vostro flusso di sviluppo dal git commit alla produzione? Da casa. Magari io rispondo magari per la prima parte, poi magari secondo Jacopo potrebbe meglio di me. E penso che la cosa più importante è lavorare con la gente bravissima, e quello cambia ovviamente tutto. E lavorare con la gente brava vuol dire anche non solo tecnicamente brava, ma anche la gente disponibile, è molto, tutti si aiutano fra loro. E comunque sì, lavoriamo da casa, ma e comunque siamo tutti consapevoli della situazione, che non è la normalità nostra, quindi anche siamo più fra noi più cerchiamo di più per portare avanti il lavoro, perché per tutti è situazione questo, quindi penso anche Jacopo è stato abbastanza ci ha aiutato abbastanza, nel senso che sento da tante persone che si perdono i orari di lavoro e orari di non lavoro quando sei a casa, così lavorare non si capisce più com'è, però penso che da noi non c'è stato mai questo problema, ci stiamo abbastanza bene secondo me nel suo tempo, ma anche questo, come dicevo, grazie a Jacopo e grazie a tutti gli altri, perché se la gente è consapevole allora le cose possono gestire meglio, se no
rischi di... Forse si torna al tema in cui possiamo comprare un sacco di strumenti per lavorare da remoto, ma poi anche qui quello che fa la differenza è la mentalità, che è un po' quello Correct. Che dicevo anche rispetto a Kubernetes, gli altri prima. Non so se voleva aggiungere qualcosa, l'ho interrotto Jacopo. No, in realtà è esattamente come dici tu, cioè, allora, noi sicuramente siamo, in realtà dietro le parole di Berat ci sono tantissimi impliciti, ok? Ci sono tantissimi impliciti perché? Perché noi in realtà siamo strutturati per lavorare da remoto, la situazione attuale per noi è stata a impatto zero, per fortuna, direi, però perché? Perché abbiamo già un modo di lavorare che è strutturato per essere... Ho visto una domanda. Qual è la vostra esperienza? Scusami. Vai su YouTube. Qual è la vostra? Sì. Qual è la vostra esperienza? Giusto un paio di minuti. Vai. Cluster Edge, visto che è controllato da una control plane centrale, magari in cloud. Questa qui è un'ottima domanda. Innanzitutto bisogna capire che cosa vuol dire Cluster Edge. Nel senso che per Cluster Edge qualcuno intende cluster assolutamente self-contained, isolati dall'esterno, con delle poche finestre di connettività o della connettività che è gestita da un punto centralizzato o meno. Quindi, cioè, dobbiamo intanto capire di che cosa si sta parlando. Lo stato di Kubernetes sull'edge, io sinceramente non saprei neanche bene come risponderti, Cristiano, nel senso che le control plane centralizzate, intanto ti chiedo quali sono i dati, perché una control plane centralizzata, che cosa viene pushato verso l'esterno, come è implementato il networking. Cioè, ci sono troppe, è una domanda un po' generica, non saprei bene come risponderti. Magari dopo la possiamo anche approfondire durante la tavola rotonda. Ok, se non c'è altro, io vi ringrazio, questa ce la annotiamo per dopo, magari, e manderei uno stacchetto. E ci rivediamo tra pochissimo. Ciao a tutti, grazie mille.